tutti, oggi faremo un antipasto sfizioso e veloce per il pranzo di Pasqua. Saranno dei cornetti salati ripieni di uova sode e salame. Per farli ci occorreranno soltanto un rotolo di pasta sfoglia già pronta, quella del banco frigo dalla forma rotonda, delle fettine di salame e degli spicchi di uova sode. Allora, l'abbiamo diviso in quattro parti, adesso praticamente dividiamo ancora in altre quattro parti. Qua. Praticamente abbiamo ottenuto otto spicchi. In ognuno di questi spicchi che cosa faremo? Andremo a mettere uno spicchio di uovo sodo. Io ho preso due uova, le ho rassodate, praticamente si mettono nell'acqua fredda e quando prendono il bollo si contano 7 minuti in modo da non facciano lo strato verde sotto. Ecco, vedete, così belle chiare. Poi le dividiamo in otto spicchi e praticamente ogni spicchietto io lo arrotolo in due fettine di salame. Io ho scelto il salame napoletano, ma potete usare quello ungherese, potete usare il salame Milano, quello che vi piace di più. E poi metto questo mio rotolino di uova e salame alla base del triangolo. Cerco di chiudere di cornetto bello ciccione. Ecco, lo metto da parte, poi dopo lo finirò di chiudere. Adesso farò così anche per gli altri spicchi, quindi prendo un altro spicchio di uovo e lo chiudo con due fette di salame e lo metto sulla base del triangolo, arrotolo cercando di tirare un po' la pasta sempre, praticamente come si fa con i cornetti, quelli dolci. Poi chiudo le estremità, do un po' una forma, ecco, piego un po' come, proprio come i cornetti. Eccoli qua, adesso chiudiamo anche questo qui. Sei un po' più ciccione, comunque non fa niente. È un antipasto carino, veloce, che possiamo fare il giorno di Pasqua. In un bel cestino. Ecco, praticamente si mangia con un boccone. E così via via, finale ad esaurimento di tutti gli spicchi. Uovo, salame. Altro po' di salame, base, tiriamolo un po' quando andiamo ad arrotolare, adesso lo portiamo qua così, tiro e arrotolo. Tiro e arrotolo, ecco qua. Chiaramente avendoli tagliati a mano i triangoli sono un po' tutti diversi. Ecco, adesso continueremo così. Ecco, i nostri cornetti sono pronti, adesso li spennelliamo con un po' di tuorlo allungato con del latte e li metteremo in forno ventilato a 180 gradi per una decina di minuti.